Ed eccolo il momento tanto atteso, la discesa delle greggi ad aprire la strada, i pastori, poi dietro di loro pecore, capre, mucche, ma non solo, a fare da contorno anche i cavalli e i muli e ad accoglierli ai bordi della strada i tantissimi bambini giunti qui a Mendatica per vedere da vicino gli animali. Oggi l'apertura della festa è una giornata veramente di festa perché ci sono tutti questi bambini. È una giornata di allegria, una giornata veramente gioiosa, e la giornata che forse ci piace di più. I bambini sono un bene prezioso, la primavera della vita è qualcosa di insomma, unico, e per cui noi teniamo molto a questa giornata. Ci sono le persone anziane che vogliono trasmettere il loro sapere, il loro equilibrio, la capacità che hanno avuto di dominare questo territorio molto particolare. E poi ci sono i vari siti museali. Noi crediamo che nel processo formativo dei bambini, questi bambini moderni che giocano con l'alta tecnologia del sollevante, che indossano le scarpe fabbricate a Taiyuan, abbiano proprio bisogno, per crescere, per armonizzare la loro personalità, di un contatto diretto con un territorio come il nostro, che è di appartenenza per alcuni, di contiguità con altri, ma che è un territorio che nel tempo è stato autosufficiente. E che ha dato tutto per la popolazione, per i bambini, ha dato la pietra per le case, il legno per l'arredo, per il riscaldamento, ha dato i pascoli per il latte della biodiversità che ancora adesso è così apprezzato, ha dato i campi per il lavoro. Quindi crediamo che sia un'esperienza unica quella che stanno vivendo i bambini in questo momento, sia a livello didattico che a livello formativo, sia a livello antropologico che di tipo ambientale. Questo ambiente che per noi è prezioso perché è fonte di vita. Quanti bambini ci sono oggi? Un migliaio. Abbiamo messo questo tetto perché in effetti il paese è piccolo, anche se tutto il paese si attiva, accoglierli nel modo dovuto diventerebbe difficile. E allora sono appena passate le greggi e noi ci intrufoliamo nel pubblico, un pubblico d'eccezione, come abbiamo detto oggi, composto da bambini. E io mi levo un attimo il microfono per sentire le loro impressioni. Allora, chi mi dice cosa gli è piaciuta di questa transumanza? È stato bello veder passare le mucche tutte in gregge, tutto quando abbiamo visto passare le prime capre, che quando ho finito di passare c'era... bello, c'era un... L'avevi mai viste? No, non sono mai venuto. Che animali vi sono piaciuti? Le pecore e anche le mucche. I cavalli e le mucche. A voi? Le mucche. Le pecore nere. Mucche. Le mucche stanno vincendo su tutti, eh? I cavalli. I cavalli? Ma nessuno mi dice niente dei cagnolini, che c'hanno i cani pastori. A me sono piaciuti i cani bianchi, quelli neri e grigi un po' meno, però mi piacciono tutti gli animali. I cavalli erano bellissimi e c'erano dei caproni con delle corna lunghissime. A me mi sono piaciuti i cavalli, pecore, tutto. E di questa giornata a Mendatica cosa vi è piaciuto a parte gli animali? Mi è piaciuto tutto quando siamo entrati nella chiesa e quando siamo andati a vedere gli animali imbalsamati e quando siamo venuti qui a vedere le capre e tutto. Tu cosa dici? A me la cosa che è piaciuta di più sono gli animali, soprattutto le mucche erano bellissime, ma anche le pecore, tutte così ammucchiate che sembravano nuvole, erano veramente bellissime. E degli animali imbalsamati? Qualcuno vi ha fatto paura? L'aquila! Era imponente! L'aquila! Era stupenda l'aquila! Era bellissima! Viva la vipera! La vipera faceva paura! La vipera, poverina! Ci piaceva invece del qualco! Chi ha mangiato il formaggio? Io! Com'era? E poi cosa avete fatto? Un giro nel paese? Sì! Allora! Siamo andati al prato qui sotto, siamo andati al mercatino... Alle bancarelle? Sì, alle bancarelle. E il pan fritto l'avete mangiato? Sì! Com'era? Appena scesi dall'autobus è passata una professoressa con un cesto di pan fritto. Me l'avete tenuto un po' per me? No! Ma siete cattivi allora? Sì! Adesso dobbiamo scendere in paese. Hanno lasciato qualche ricordino per terra gli animali? Qualche! Pochini ai genitori! Beh, non quelli, dai! Degli altri! Bambini, ciao da Mendatica! Ciao!